Andrea, buongiorno, siamo tornati in pista, domani tu gareggerai a Trieste, questo video lo pubblico oggi, ti lancio una scarpa, la scatola della scarpa, che ovviamente penso che tu possa conoscere, mi devi dire di che scarpa si tratta, quanto pesa e soprattutto in che condizione le utilizzeresti, ma le userai anche al campionato italiano di cross? Ti mi stai facendo troppe domande. Beh, intanto la marca l'ho già vista. Beh, se lo carichi oggi, sì, domani c'ho gara. Potrei usarle domani già nel riscaldamento e oggi per calcare il campo gara. Però a meno che non siano chiodate, domani devo correre con le chiodate. Vabbè, dai, io te la lancio, stai attento, ci sono anche i ragazzi che fanno atletica, bellissimo il sabato mattina fare atletica in pista, sono veramente contento di questa cosa. Te la lancio, vai. Oh, lancio perfetto. Penso se mi facevo male per gara, sarebbe stato top. No, dai, scotch, ce la dovrei fare. No, non ce la faccio. Secondo me non ce la puoi fare, devi assolutamente. Io ti avrei anche preso un coltellino, però vabbè. Guarda, c'ho la chiave del cancello nuovo che ormai è top. Vado? Vai. Ah no, distrutto la scatola. Devi sempre ispezionare il pacco perché comunque non è così banale. Che se, no, ormai l'ho spaccata la scatola, ma tanto non la portavo via perché non mi ci stava da nessuna parte. No, non posso ispezionare, sennò vedo la scarpa. Vai. Ma mi sembra che ci sia dentro solo la scarpa. No. Oddio, sembra una scarpa alla trail. Tra l'altro me la devi lasciare per fare due immagini, due secondi, eh. Allora, ho tirato fuori la scarpa. Innanzitutto, quanto pesa? Ah, non poco, siamo su 2,80. Ho sbagliato, 2,60. Non lo so, no, metterò. No, quando mi carico, no, a parte che ho detto da trail, ma non è da trail, è sicuramente una suola diversa dal solito di casa topo. Mi sembra molto più carrozzata, mi sembra quasi una scarpa classica. Pensi che sia un modello che hai già, che abbiamo già testato? No, mi sembra diversa da Magnifly, non è una Magnifly, non mi sembra una Ultrafly, no, non mi sembra niente che abbiamo provato, non è assolutamente una Zephyr, non sento l'inserto antipronazione. Ma sei sicuro che non sia una Magnifly? Ma se è una Magnifly l'hanno cambiata di brutto, può essere, posso guardarla? Una Magnifly? Puoi guardarla. Magnifly 4, no, l'hanno cambiata di brutto, me la ricordavo più bassa. Bella, bello il colore. Innanzitutto provatela, così vediamo un attimo che numero suggerisci. Solita calzata stracomoda di casa topo, ma che bella. Non so neanche più se ce l'ho a casa il vecchio modello, mi sembra che l'abbiano alzata di qualche millimetro sicuramente. Cosa che non è necessariamente un problema, secondo me. No, assolutamente, perché te l'ho detto, è stata forse la mia preferita di casa topo. Hanno fatto un battistrada molto più intagliato. Mi sembra di vedere che si usurerà di meno usurabile, come caschio si può dire. Ma vedo un po' di migliorie, diciamo, sia nell'altezza, dell'intersuola mi sembra più alta, mi sembra un po' più carrozzata la tomaia, la zona del tallone mi sembra bella imbottita. Hanno fatto una scarpa da lento vera, diciamo. Prima era una scarpa bella che spingeva, ti ricordi quando l'avevamo provata Magnifly e Zephyr? Mi ricordo che Magnifly, anche se era una scarpa da lento, ci correvo forte. Eravamo usciti a 4,10 quella volta là. Ma no, tu hai corso con la Magnifly 3 a 30,30 sui 10 km, cioè detto ciò, secondo me era già una scarpa molto veloce. Oddio, quando è che ho fatto sta roba qua? Quella non me la ricordo. No, però avevo fatto anche il lento, era super, mi era piaciuta tanto. Adesso mi sembra cambiata molto, sicuramente per quello che nasce forse è meglio così. Secondo me, Andrea, ma te lo chiederò durante la seconda parte, ti suggerisco, fai due scattini e poi dopo non ti filmo perché non c'è tempo. Poi dopo mi dici cosa ne pensi facendoti due o tre domande. Dai, sono curioso, vediamo perché zero drop e via. Andrea, allora dopo qualche minuto, tra l'altro i nostri amici e ragazzi hanno finito il riscaldamento,
ti chiedo tre cose di questa scarpa. In primo luogo, sei d'accordo con me che fondamentalmente è una via di mezzo tra le Mani Fly 3, questa è la Mani Fly 4, e le Phantom 2, scarpa della quale abbiamo fatto una recensione completa sul canale e che secondo noi hanno un range di utilizzo maggiore rispetto invece alle Mani Fly 3. Diciamo che mi sembra cambiata l'intersuola, mi sembra più morbida, un poco più morbida, e sì, assolutamente è diventata più ammortizzata rispetto alla Mani Fly 3, ma la sento comunque più morbida rispetto alla Phantom. C'è una scarpa da mettere proprio in mezzo e diciamo che è diventata una vera scarpa da lento brillante, possiamo dire così. Secondo me questa ci corre sotto i 4 al chilometro nel lento. Invece Andrea, la seconda domanda che ti pongo è: noi amiamo quasi alla follia il marchio Topo, l'unica cosa che consideravamo deficitario era il battistrada. In questo caso secondo te è migliorato e cosa ne pensi dopo averla utilizzata stamattina? Più che averla utilizzata stamattina vedo proprio che è diversa l'intagliatura, le parti scavate sono molto più scavate, quindi ci sarà sicuramente più grip su pista bianca e anche la gomma sembra diversa per fare più grip su asfalto e pista, per dire. Quindi nettamente migliorato, ma vedo delle migliorie praticamente ovunque, cioè adesso poi arriveremo a fare la domanda, ma vedo anche la linguetta cambiata, la conchiglia che è cambiata, eccetera, eccetera. Dal tuo punto di vista, quindi, utilizzeresti lo stesso numero oppure prenderesti mezzo numero in meno su questa scarpa che ha comunque un avampiede molto ampio? Intanto l'avampiede molto largo è il marchio di Paprika e diciamo che è una cosa che mi piace molto, la comodità durante i lenti. Il numero prenderei assolutamente lo stesso, un 27,5 in questo caso è perfetto davvero al mio piede, non sento la scarpa né troppo larga né troppo stretta, ma la sento molto comoda grazie all'avampiede così ampio. Ultima domanda Andrea, a livello di cambiamenti sostanziali della scarpa, quali sono secondo te i tre principali cambiamenti e infine la ritieni più stabile rispetto al modello precedente? Conta che anche il modello precedente la trovavo molto stabile, il fatto è davvero questa pianta molto larga che aiuta molto in stabilità. Noto in generale, come abbiamo detto prima, il battistrada nettamente più intagliato, la tomaia in generale è stata più ammorbidita perché c'è tanta ciccia sia nella linguetta, nel tallone, in generale la scarpa è diventata più morbida e credo che l'intersuola sia un pochino più ammorbidita rispetto alla 3 e ci sia più gomma, quindi in generale hanno reso la scarpa più protettiva e più morbida rispetto alla Mani Fly 3. Questo darà sicuramente più agio durante le corse lente e più protezione. Davvero, questa è l'ultima domanda. A chi la consiglieresti? E soprattutto, visto che è una scarpa zero drop, la Phantom 2 era drop 5, come suggeriresti di passare da una all'altra? Chi la suggerirei comunque ad atleti relativamente leggeri e veloci, che con una buona tecnica di corsa. La consiglierei a chi vuole, ma non lo so, divertirsi, perché alla fine io quando ci uscivo a correre con la Mani Fly mi divertivo, perché è una scarpa relativamente, cioè una scarpa da lento, ma se hai voglia spingi, dipende un po' dalla giornata, se è una giornata in cui non hai voglia di spingere comunque ti fa correre bene e ti senti meglio, e se invece hai voglia di spingere prendi e vai senza problemi. Quindi è una scarpa magari non per i lunghissimi, è una scarpa per dei lenti quando sono un po' più brillante, oppure la utilizzerei, ma io, a me dispiace che sia arrivata a marzo e ad agosto non ci arriva, però sarebbe una scarpa da portarsi in vacanza, questa, per dire, una settimana di vacanza con questa qua mi sarei divertito tanto. Va bene, grazie Andrea, buon divertimento ancora una volta a Trieste, sappi che noi facciamo il tifo per te a distanza, sappi anche che di questa scarpa dobbiamo fare rapidamente la recensione completa, 100 km li facciamo molto rapidamente, però ogni tanto ci dimentichiamo di fare le recensioni complete perché comunque
pur pubblicando quasi tutti i giorni, diventa difficile. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Più che altro perché non arriviamo alle 5.000 views, no? Ascoltami, no, due cose. La prima è domani guardatemi a 11.20 su Rai Sport e l'altra, se ci volete rioffrire qualche caffè che ultimamente mancano, e come al solito tante scarpe, qualche scarpa ce la donano e qualche scarpa invece ce la compriamo ancora, quindi un vostro aiuto è sempre ben gradito. Tra l'altro settimana prossima arriveremo a 2 milioni di views e di questo sono molto orgoglioso, ci sarà un video dedicato di una scarpa fantastica per raccontare le 2 milioni di views. Grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Dai, il progetto è nato così per scherzo, è continuato e sta volando. Ciao!